tipo da processo industriale, con tecnologia RC, acronimo che sta per Organic Rankine Cycle, non sono i cicli a vapore, ma sono una tecnologia che sfrutta lo stesso concetto termodinamico, ma utilizzando fluidi sintetici invece del vapore. Questo è lo schema appunto per cercare di capire cosa intendiamo noi con recupero termico. Vediamo in ingresso comunque al processo produttivo di qualsiasi tipo, abbiamo referenze veramente nei settori più disparati, e in input c'è sempre appunto combustibile fossile o energia elettrica. Diciamo ci si augura sempre di avere la maggior parte possibile come energia assorbita dal processo, e c'è una quantità di energia non assorbita dal processo che viene riutilizzata per il preriscaldo della materia prima, per il combustibile della materia prima o del combustibile o dell'aria comburente o attraverso un uso esterno come un'utenza termica esterna. Una parte è inevitabilmente perduta. Anche di questa parte, poi a valle di un eventuale preriscaldo o di un uso esterno, c'è comunque dell'energia termica che oggi viene dispersa, vengono spese dell'energia molto spesso elettrica per dissipare questa energia termica, che può essere invece convertita in energia elettrica per mezzo della tecnologia RC. Quindi, appunto, solitamente il sistema RC può essere benissimo disegnato per essere in assetto cogenerativo, solitamente è più intelligente utilizzare delle utenze termiche prima di convertirle in energia elettrica, proprio perché il sistema RC applicato a questa tipologia c'è questo fischio fastidioso che però non penso sia dovuto possibile. Non so, però è ciclico, va e viene, dipende dalle volte. Adesso sfruttiamo il momento in cui non c'è. E appunto, solitamente le unità RC, che possono essere anche cogenerative, quando sono applicate ai recuperi termici da processo industriale, non producono una acqua calda a una temperatura utile per essere valorizzate, quindi sono disegnati per massimizzare l'efficienza elettrica. Appunto, questo è sostanzialmente quello che l'azienda per cui lavoro produce, è un'unità dove appunto viene tutto questo ciclo termodinamico che vi spiegherò successivamente. Le applicazioni di questa tecnologia sono nel campo delle caldaie a biomassa, specialmente in assetto generativo, cioè produrre sia energia elettrica che acqua calda per reti di riscaldamento o altre utenze termiche, in campo geotermico, in campo solare termodinamico e del recupero di calore. Turbone realizza unità standard da 200 kW elettrici fino a 10 MW e oltre, appunto accoppiando più moduli o disegniamo sostanzialmente, a parte appunto l'unità standard, disegniamo turbine per qualsiasi tipo di applicazione superiore ai 200 kW. La differenza appunto fra la turbina a vapore e il fluido organico risiede proprio nel tipo di fluido utilizzato all'interno del ciclo termodinamico. Il classico appunto dove un evaporatore, l'espansione in turbina accoppiata al generatore, unità di condensazione e la pompa che chiude il circolo. E la curva dell'acqua appunto prevede comunque la necessità sempre di surriscaldare per far sì che l'espansione in turbina avvenga sempre fuori dall'area umida del grafico, mentre il fluido organico, proprio per la sua tipologia, espande sempre fuori senza appunto mai condensare in turbina, e richiede salti entalpici minori, quindi questo lo rende particolarmente adatto a sfruttare delle temperature più basse rispetto a quelle del vapore. Appunto, quando appunto vi è la valorizzazione termica dell'energia, appunto l'efficienza complessiva elettrica si aggira al 20%, e appunto sono reti di riscaldamento che utilizzano le nostre macchine valorizzando anche fino al 78% di questa energia in ingresso. Mentre appunto in assetti non cogenerativi l'efficienza lorda riscontrabile supera il 24%. Appunto la differenza, questo fa sì che la tecnologia RC sia più riduca l'usura della turbina stessa, sia molto più semplice da gestire, proprio perché le temperature in gioco sono inferiori rispetto a quelle del vapore e anche le pressioni, non c'è la presenza di un operatore patentato in un impianto, a
differenza di un impianto a vapore, e la macchina in sé è molto più semplice, è completamente automatizzata e non richiede la presenza fisica di un operatore, quindi sostanzialmente oltre a un giro ispettivo quotidiano e una manutenzione programmata, sono unità che vengono monitorate in remoto dalla nostra sede, ma poi lavorano in autonomia. Queste sono le referenze che abbiamo nel mondo, abbiamo oltre la giornata superiore ai 290 impianti, di cui oltre 235 in funzione, un po' in tutto il mondo, e appunto padrone le applicazioni nel campo di biomasse legnose in assetto cogenerativo, di cui abbiamo appunto oltre 250 impianti. Però abbiamo sviluppato soluzioni per il recupero da motori, per recupero da turbina a gas nel settore dell'oil and gas o da flare gas, dall'industria del cemento, della produzione dei refrattari, abbiamo una referenza in Austria, e in metallurgia abbiamo due referenze, in una fornace di riscaldo di laminatoio, e un altro invece è entrato in funzione circa un anno fa per recupero da forno d'arco elettrico in acciaieria, e abbiamo anche una referenza adesso che stiamo costruendo presso un'industria dell'alluminio in Germania, e comunque quello che vi spiegherò dopo appunto riguarda il caso in fonderia. Anche nel vetro e nel trattamento dei rifiuti abbiamo delle referenze, appunto siamo entrati a far parte del gruppo Mitsubishi, e l'obiettivo è quello appunto di portare questa tecnologia che è comprovata e consolidata un po' in applicazioni sempre nuove, sempre diverse. Il caso di cui appunto voglio riportarvi oggi è un forno a cubilotto in fonderia, dove appunto esiste già un sistema di raffreddamento ad olio diatermico che appunto è utilizzato per raffreddare i fumi del processo di produzione della vanilla. E questa è la soluzione che appunto abbiamo individuato per appunto valorizzare questa energia termica contenuta nell'olio diatermico invece di disperderla, e appunto va in bypass al sistema esistente. L'olio diatermico appunto è largamente utilizzato in tutti gli impianti a biomassa che abbiamo realizzato nel mondo, e quindi appunto siamo molto confidenti nel vedere come input di ingresso sorgente termica l'olio diatermico, e che scambia prima nell'evaporatore, poi nel preriscaldatore per aumentare l'efficienza, e poi appunto abbiamo aggiunto anche un sistema di bypass che scambia direttamente con l'acqua di condensazione del ciclo ORC. Il ciclo ORC è questo qui appunto, dopo il fluido viene preriscaldato, poi evapora con l'energia termica fornita dall'olio diatermico, espande in turbina e poi appunto viene raffreddato dal condensatore. Appunto, c'è quindi anche un risparmio rispetto al consumo impiegato per dissipare, perché appunto parte di questa energia viene convertita in energia elettrica, quindi se occorre installare un ulteriore sistema di dissipazione d'acqua che è dedicato al circuito ORC, questi sistemi, il sistema di dissipazione esistente consumerà di meno, proprio perché parte della sua energia è stata convertita in energia elettrica. Questa è una campagna di misura appunto sulla portata nell'arco di circa 3 ore della portata di olio diatermico, e appunto questo è diciamo l'input che ci serve per poter, oltre alla temperatura e alla portata del circuito ad olio diatermico nell'arco di una giornata o più, per poter stimare la bontà tecnologica e economica del progetto. Questo appunto è un caso studio che ci auguriamo di avviare entro l'anno prossimo, e appunto vediamo 220 metri cubi ora di olio diatermico a una temperatura di 230 gradi, e esce dal nostro impianto a circa 200 gradi, e quindi fornisce in input al ciclo ORC circa 3 MW e 8 di potenza termica. E appunto disegnando il sistema di condensazione con la temperatura ambiente del bulbo secco di 13 gradi centigradi, e ai MOSFET del generatore il sistema ORC produce 690 kW. A questi bisogna sottrarre i consumi interni del modulo ORC, i consumi elettrici assorbiti dal sistema di dissipazione dedicato all'ORC,
e appunto questo è il bilancio fra l'aumento dei consumi elettrici delle pompe dell'olio diatermico meno gli air coolers, quindi il sistema di dissipazione dell'olio diatermico, il bilancio appunto è sfavorevole purtroppo, quindi c'è un ulteriore aumento di 10 kW. La produzione netta, sostanzialmente quella che poi andremo a appunto rendicontare sia come risparmio, perché appunto la fonderia evita di acquistare questa potenza dalla rete e può anche presentare titoli di efficienza energetica, è di 555 kW. Quello che appunto viene dissipata sono i restanti 3150 kW. Io ho terminato, se appunto ben vengano C'è domande. una domanda, visto che tra le vostre referenze a livello mondiale per il settore metallurgico ce n'è soltanto una. Può essere che questo sia dovuto al fatto che il costituito impiegato nel settore metallurgico in generale riscontra dei problemi tecnici per quel che riguarda lo scambiatore, fumi, olio diatermico, riguardo l'imbrattamento dello stesso? Allora, diciamo che appunto tradizionalmente appunto, ho presentato il caso del forno a cubilotto perché dove esiste già un circuito d'olio diatermico, ma l'olio diatermico non è l'unico vettore termico che gradiamo, insomma, è quello con cui abbiamo più referenze, è quello che Sì, diciamo più ma il problema tranquillo. è con i fumi, no? L'olio diatermico o Certo. l'acqua surriscaldata o dopo l'esatto. Il problema sono i fumi. Esatto, però appunto quando, nella fornace ad esempio a Singapore da un laminatoio c'è una fornace di riscaldo a gas metano, i fumi sono stati valutati sufficientemente puliti, è stato realizzato uno scambiatore ad hoc dove i fumi scambiano direttamente col fluido di lavoro del ciclo organico, quindi non c'è mediazione. Era un'applicazione che era stata testata sui gas di scarico dei motori diesel e adesso la stiamo applicando anche in altri settori come il vetro. E appunto ovunque c'è una fornace alimentata a metano che dissipa un quantitativo consistente di energia termica, allora è possibile scambiare direttamente questi fumi con il fluido di lavoro. In metallurgia e in altri settori metallurgici che appunto non è la fonderia, l'olio diatermico non è utilizzato e pertanto ad esempio nel processo di forno ad arco elettrico in Germania è stata installata una caldaia che produce del vapore saturo a 250 gradi e questo vapore saturo viene sia venduto nella rete di teleriscaldamento, ma quando questa rete di teleriscaldamento non ha l'utenza termica, viene convertita in energia elettrica con la nostra turbina. Appunto, una turbina a vapore normale vorrebbe vedere del vapore a 400-450 gradi. Magari si presta bene anche per il fatto che ci sono dei cicli intermittenti nel Esatto, settore rispetto al metallurgico, vapore. quindi l'applicazione con ORC si presta bene per non avere il solito punto fisso degli impianti a vapore che Il consente. principale vantaggio dell'ARC appunto è che anche, vedendo un input termico anche del 50% rispetto al nominale, comunque l'efficienza rimane sempre prossima rispetto al nominale, Quindi rimane voi vi al occupate anche 90%. della costruzione dello scambiatore lato fumi, diciamo. Quando si tratta di applicazione di scambio diretto, sì, quando si tratta di caldaia d'olio diatermico abbiamo i nostri partner diversi che appunto sono specializzati nel loro lavoro. Prego. Concludo dicendo appunto che questo è un esempio applicato in fonderia, siamo ben lieti di valutare altre sorgenti termiche dove appunto la temperatura è superiore ai 200 gradi centigradi, dove comunque complessivamente ci sia una potenza termica recuperabile superiore al megawatt e mezzo termico e appunto le efficienze non sono brillantissime, però appunto valorizzando sorgenti termiche così a bassa temperatura la tecnologia ARC è pressoché l'unica che consente questo recupero. Vi ringrazio. Grazie.